Ciao a tutti da Daniele, vi ricordate questo video? Litighiamo con il passeggero perché non riesce a salire. Passeggeri di tutto il mondo, non è colpa vostra. Spiegavo come deve fare il pilota a far salire il passeggero senza problemi. Si sono scatenati un po' di commenti, alcuni polemici. Volevo rispondere a tutti questi commenti. Ho avuto l'occasione di trasferire la moto del mio amico Lucio da Roma a Lecce. Ci siamo fatti un viaggio meraviglioso. Se qualcuno ci ha seguito su Facebook e ha seguito il mio profilo Facebook Daniele Leva avrà notato quanto ci siamo divertiti. Ma detto questo, vedete che io e il mio amico Lucio siamo veramente antiestetici in due sulla moto. Moto stracarica, noi due non proprio due figurini. No, vi devo far vedere come stiamo. Aspetta. Come stiamo su questa moto? Io e lui. Aspetta, come si fa? Come si fa? Cioè, mio. Così stiamo praticamente. E alla domanda a Roma, ritirata la moto di Lucio, Daniele, ma come si sale dietro? La mia risposta è stata: non lo so, tu arrampicati, non ti preoccupare. Per puro caso, il nostro amico Vincenzo, che risaluto, ci ha fatto un video mentre saliva Lucio. Al di là delle risate, guardate quanto la tecnica mi aiuta a me, che ero al posto di guida, a mantenere la moto con facilità. Moto stracarica, Lucio stracarico, addirittura con uno zaino aggiuntivo sopra il bauletto, quindi veramente eravamo fuori peso massimo, probabilmente una condizione da evitare, ma dovevamo portare giù questa moto, quindi come devo salire, mi ha detto, sali come vuoi, non ti preoccupare. Vediamo in questo video appunto come riesce a non salire, ma più che altro ad arrampicarsi sulla moto. Dai, che Jackie Chan! Jackie Chan Salentino! Poi dentro! Oh, calma! Dai, Olli! Siamo, no? Ciao ragazzi, buon viaggio! Buon viaggio, eh! Ciao! Ciao, ciao! Vedete che io senza l'ausilio di cavalletti né nulla, ma con lo sguardo, come dicevo sempre, rivolto all'orizzonte, piedi ben piantati a terra, Lucio si arrampica sulla moto, ma la moto non si sbilancia di un millimetro. Se questo video è un po' più chiaro che la tecnica è fondamentale, quindi non c'è bisogno di polemicizzare sul fatto che sì, senza tris di borsa è più facile, ma senza il top case è più facile, ma la mia zavorrina o il mio amico è alto e basso, credo che questa sia la situazione più estrema per far salire un passeggero dal mio punto di vista. Come sempre aspetto i vostri commenti, fatemi sapere la vostra e guardate il video in descrizione di come far salire il passeggero sulla moto. Ciao a tutti ragazzi.